Occupiamoci ora di come questa verità dell'essenza fondamentale, una e trina, sia veramente la sintesi di tutte le verità affermate dai filosofi. I filosofi cercarono di dare un fondamento alla realtà. Nella scuola eleatica questo fondamento fu determinato nell'essere. Poi arrivò nello stesso periodo Pitagora, che disse che il numero era il fondamento reale di tutte le cose. E abbiamo visto fino a che punto ciò è vero, perché il numero è un ente spirituale. Al numero uno, che esiste in potenza e in atto, arrivò anche Aristotele. Mentre invece ci sono due filosofi, uno Platone e l'altro, che ci sarà molto dopo, Plotino, che affermano la derivazione diveniristica, per cui, secondo Platone, l'uno era il risultato da una presenza precedente che evolveva nella sua unità a partire da un mondo binario, basato sui contrapposti. Alla visione esattamente opposta arriverà Plotino quando dice che no, è l'uno che esiste prima della sua scissione negli effetti, perché la causa, per tutto quanto si vede accadere nel mondo, è sempre precedente ai suoi effetti. Vedete, tutti quanti questi filosofi giacciono nella visione indotta sull'essere da Eraclito, quando cercò di migliorare la visione della scuola eleatica, per la quale il fondamento era l'essere, dicendo che la verità del nostro mondo era il suo divenire. E quando è il divenire che si impone nella realtà, allora ecco che tra i due termini di una equazione, uno è inteso divenire l'altro. E Platone intende che il dualismo di un n-ennesimi diventa uno, mentre Plotino dice che invece è l'uno che diventa n-ennesimi. Buon arbitro tra di loro è Gesù, che non è considerato un filosofo perché la sua notevole presenza di tipo religioso ha portato nei secoli a trascurare il valore delle verità affermate da lui anche come un filosofo. Ma la sua verità del fondamento unico, ossia del Dio uno e trino, supera le verità che abbiamo visto finora affidate alla filosofia. Non le abbatte, ma le convalida e le conferma tutte come verità relative, che esistono tutte e tutte relative, poste nelle varie posizioni possibili e intermedie, laddove esista una esistenza che sia tra i due valori opposti, come fossero il bianco e il nero, per cui poi tutti i toni del grigio hanno una parte di verità bianca e una parte della verità nera. Solo la visione di Gesù mette insieme e conferma tutte queste verità relative. Non le abbatte, ma le giustifica tutte come valide, ciascuna nella sua unità relativa. Bene, se questo affermare che il fondamento è uno e trino, fatto da Gesù, ha una valenza, come vediamo, assoluta nel campo della filosofia, vediamo che essa ha una valenza assoluta, direi anche di più, nel campo della fisica. Per arrivare a capire cosa c'entri la verità di un fondamento uno e trino con la fisica, dobbiamo andare a quando, due secoli or sono, i filosofi e illuministi dell'Accademia
francese, decisero di istituire il sistema unitario metrico decimale di tutte le unità della fisica, tanto che si ergesse in assoluto al di sopra dei vari cicli il valore assegnato di 10 unità al ciclo intero delle unità, ripetendo un po' quello che accade nella matematica normale che noi usiamo, in cui l'unità è il ciclo 10, però fatto da 10 unità decime. Ebbene, questa relazione è proprio quella che esiste non solo nella filosofia, l'abbiamo visto, ma anche nella fisica. Cominciamo a vederla presente nel principio secondo della dinamica, la legge che determina a cosa vale una forza. La legge è F uguale M per A, ossia l'accelerazione della massa. Questo è la forza. Anche qui vediamo la perfezione di questa legge, perché non c'è scritto che la forza determina l'accelerazione della massa, ma che la forza è uguale all'accelerazione della massa e quindi non esclude che esistano tutte e tre. Bene, vediamo allora come la forza, che è una capacità di indurre lavoro, è a suo modo un qualcosa di potenziale che esiste nel suo valore assoluto, dato da n elevato a 0, quando si prescinde da ogni unità e quindi anche da quella della forza, e si riduce ogni essenza al puro numero essenziale che lo possa caratterizzare. Vediamo allo stesso punto che la massa unitaria è proprio quella che rientra nel ciclo 10 assegnato con l'istituzione del sistema metrico decimale per tutte le unità della fisica. E vediamo anche che l'accelerazione, che sappiamo è la velocità di una velocità, ossia potremmo esprimerla come v elevato a 2, v2, è uguale in un certo qual modo alla mc2 della formula della relatività generale di Einstein. Einstein la definisce in relazione alla velocità della luce, mentre invece qui il secondo principio della dinamica la riferisce a una velocità reale. Cosa significa velocità reale di una massa? Significa una massa, che sappiamo benissimo è un aggregato elettromagnetico, che però è fisso, non si esplode, non si espande, non si comprime, rimane così com'è, che per tutto quello che vale attiva soltanto e unicamente il suo moto unilaterale. Allora, la velocità unilaterale di questa massa, espressa nel valore al quadrato dell'accelerazione, esprime la stessa verità espressa dalla relatività generale di Einstein. Ma quando? Quando non abbiamo una massa che semplicemente trasli, ma quando andiamo a considerare anche tutta la componente energetica elettromagnetica della massa che esploda. Noi sappiamo benissimo che una esplosione accade e può essere scissa in tre linee componenti, due appartenenti a un piano elettromagnetico e una terza appartenente al flusso elettrico del piano elettromagnetico. Il flusso elettrico è l'unico che noi vediamo reale, perché noi vediamo correre la luce qui realmente nel nostro mondo e non in magnetismo. Bene, il flusso elettrico dovrebbe essere riferito a una sezione nel suo quantitativo esplosivo, cioè dell'energia di espansione che contiene, bloccata in quella massa.